Già. Si avvicini. Allora signori, vedete un esempio di montagna, come si modella il vento, ad esempio soffiato farà un cavallino, un vasetto, e poi farà un cavallino, però modellato, la tecnica modellata. Così potete comparare le due tecniche. All'interno della stanza dove si modella non ci sono 1300 gradi, per cui come state guardando, osservando, vedete come si è già ben rappreso il nostro oggetto, si è già ben non dico raffreddato tanto, ma rappreso. Per continuare a modellarlo dobbiamo tenerlo in temperatura, tra poco lo riscaldiamo e via discorrendo. Signor Gino in questo momento aiuta il maestro ad aggiungere al nostro oggettino una decorazione, perché quando si è in produzione si lavora da due a tre, minimo tre persone insieme che si aiutano a fare la forma, a modellare. Ultimato il nostro oggetto, non possiamo metterlo, prenderlo, lo mettiamo là sopra il tavolo, perché come dobbiamo continuare a riscaldarlo, dobbiamo raffreddarlo anche molto piano piano. Allora lo inseriamo nelle tempere che sono in fondo a 500 gradi per 24 ore. Gli oggetti piccoli, grandi, non hanno la dimensione, vanno tutti temperati per un giorno, 24 ore, per portare la temperatura piano piano a quella esterna. Questo per scongiurare scoppi, rotture, crepe, shock termici. Allora, la sabbia di silicio francese ha la caratteristica di essere una sabbia pura, non contiene minerali, perché come base di partenza ci serve un vetro trasparente. Poi i minerali sono sempre importanti per ottenere i colori. Aggiungiamo ad esempio il cobalto per arrivare al blu, aggiungiamo selenio, cadmio e oro 24 carati per ottenere il rosso. Nel colore rosso aggiungiamo l'oro. L'arte di Murano, come l'occhio cade nei vari oggetti che ci sono nelle gallerie, nelle botteghe, e riconoscete proprio a vista d'occhio l'oro, l'argento e in alcuni casi anche il platino, soprattutto nei nostri gioielli, nella nostra bigiotteria. Thank you.